Sono qua con Andrea Costantini, CFO di Agrati Group, un'azienda leader nell'ambito dei sistemi di fissaggio, un piccolo gioiellino italiano che è diventato globale, internazionale. E allora la prima domanda è: che cosa significa essere CFO di una realtà partita dall'Italia ma divenuta ormai globale? Allora, che la funzione del CFO stia sempre evolvendo ovviamente è una cosa che leggiamo sempre di più, e chi soprattutto lavora in azienda si rende sempre più conto di come ormai il CFO diventa sempre di più una figura che ha, ovviamente accanto alle figure tra virgolette più tradizionali di responsabile amministrazione, finanza e controllo, incorpora sia la figura di agente di supporto per tutta l'attività di business transformation, sia di agente per l'innovazione e per il cambiamento. Sempre di più il CFO deve dare, ovviamente deve assicurare che tutta la reportistica sia ovviamente affidabile e tempestiva, ma soprattutto deve consentire l'ottenimento, lo svolgimento di analisi per tutte le funzioni aziendali che consentano di prendere decisioni nei tempi più rapidi possibili. Questo ovviamente nelle aziende che hanno dei sistemi, dei percorsi di trasformazione attraverso acquisizione e integrazione è sempre più complesso, soprattutto perché poi si tratta ovviamente di contesti anche normativi sempre più evoluti, in cui ci si confronta anche con delle normative sempre più stringenti. Noi quello che abbiamo fatto è cercare di essere un pochino antesignani, anticipatori del processo di innovazione anche sulle attività corporate, in quanto abbiamo adottato a partire dal 2017 su forma volontaria gli FRS, ovvero i principi contabili internazionali, allo scopo di rendere sempre di più comprensibile e comparabile il bilancio dell'azienda rispetto ai gruppi competitori italiani e internazionali, e di avere per questa ragione maggiore accesso al credito, soprattutto nei confronti dei finanziatori stranieri. Abbiamo poi cercato sempre di migliorare tutta l'attività interna, di sistemi di controllo interno, implementando sempre a partire dal 2017 la funzione internal audit, che ha consentito di fare una nuova ridefinizione dei sistemi di controllo e dei sistemi di identificazione e di gestione del rischio, detti enterprise risk management, e quindi facendo un ulteriore step in termini di presidio di determinate attività di rischio che per un'azienda come la nostra, globale, internazionale, in un settore come l'automotive è necessario. Sempre in questa direzione cerchiamo anche di guardare quelli che sono i best trend delle aziende, soprattutto quotate ma anche non quotate, che operano in settori sempre di più all'avanguardia. Abbiamo dal 2018 predisposto il primo report di sostenibilità, in parte perché ci è stato chiesto dai nostri clienti, perché chiaramente è importante non solo quanto l'azienda sia profittevole ma quanto anche l'azienda è compatibile con i requisiti ambientali, di sicurezza e di governance, ma anche perché riteniamo che questo sia poi un fiore all'occhiello per poterci essere sempre più tra virgolette presentabili nei confronti di stakeholders come i fornitori, i clienti, ma anche i dipendenti e le banche. Ecco, a questo punto però l'idea del CFO che a me viene è di essere che è una persona che veramente lavora a 360 gradi, occupandosi di quasi tutti gli aspetti aziendali o buona parte degli aspetti aziendali. Allora la domanda che mi viene è: quali sono gli skill, quali sono il tipo di preparazione che un CFO di un'azienda globale come questa oggi deve avere? Allora, secondo me ci sono diversi aspetti, no? Si distingue sempre tra soft skills e hard skills, ma secondo me il CFO di un'azienda globale deve avere comunque esperienza internazionale. Nel mio caso ovviamente ha aiutato molto aver lavorato 8 anni in Asia e 5 anni negli Stati Uniti. Aiuta sicuramente ad avere capacità metodologica, perché chiaramente si richiede sempre di più delle persone che abbiano comunque una capacità molto, molto importante su tutti quelli che sono gli aspetti di tecnologia e di miglioramento dei processi interni, ma soprattutto si richiede comunque una persona che sia in grado di interloquire a 360 gradi con tutte le funzioni aziendali. Quindi tra virgolette si passa sempre un po' meno tempo tra virgolette sugli aspetti amministrativi, ma sempre di più sugli aspetti di comprensione dei rischi e di supporto alle decisioni. Ecco, Andrea, ma questo è un trend che tu ritieni consolidato nell'ambito del punto di vista, diciamo, generale del CFO oggi, oppure
ci sono diverse correnti di pensiero, vorrei dire, su come un CFO debba svolgere il suo lavoro e la sua attività. Ma io credo molto in quello che si definisce ibridazione delle competenze, perché chiaramente mentre un vecchio CFO doveva essere forte sull'amministrazione, finanza e controllo, adesso un buon CFO deve essere esperto anche di aspetti legali societari, deve essere esperto di questioni comunque legate ai sistemi informativi, ma deve conoscere anche altri aspetti, quindi di presidio del rischio. Penso che sia un trend che comunque continuerà, ovviamente senza però stravolgere completamente, secondo me, quelle che sono poi anche le caratteristiche centrali di una figura amministrativo finanziaria, quindi forte orientamento alla comprensione dei numeri, forte flessibilità nel gestire progetti, comunque portare operazioni comunque di miglioramento interno, e quindi ci sarà una lenta evoluzione, ma secondo me non sarà un percorso di totale stravolgimento. Ecco, l'ultima domanda: certamente in un percorso come quello che tu hai descritto è fondamentale la preparazione, ma ne abbiamo parlato, la preparazione sia nazionale, internazionale, Harvard e così via, è ovviamente una preparazione d'altissimo livello. Quanto è importante anche tenersi aggiornati, e quali sono gli strumenti per tenersi aggiornati oggi in un contesto complesso, mi viene da dire, come quello che tu hai descritto? Ma ovviamente bisogna essere sul pezzo, leggere tantissimo, arrivare alla prima cosa quando si fa in ufficio, leggere ovviamente almeno un paio di quotidiani, cercare di partecipare a eventi, attività di formazione. Nel mio caso specifico cerco di partecipare ovviamente almeno agli eventi che organizzano le associazioni prevalentemente relative alla mia figura di CFO, e soprattutto una cosa importante, che è molto importante in questo caso, è confrontarsi con i colleghi, quindi confrontarsi soprattutto con CFO di altre aziende, anche di altri industry, perché spesso ci sono anche delle contaminazioni positive da parte comunque di profili che comunque sono anticipatori, antisegnali di certi trend di cambiamento, senza ovviamente dimenticare che poi chiaramente poi è importante anche adattarsi al caso specifico dell'azienda, in questo caso di una realtà comunque familiare e di un settore particolare come l'automotive, ma guardando ovviamente dei trend generali. Bene, ti ringrazio molto dell'intervista. Grazie a voi, grazie.